tema di apertura del nostro dibattito, che sarà e non può non essere la vicenda e la morte di DJ Fabo. In collegamento da Milano, benvenuto, bentornato a Claudio Borghi della Lega, buongiorno. Buongiorno. Borghi, che ne pensa? Ma posto che ovviamente parlo a titolo personale, perché sono questioni su cui ognuno ha una sua visione. Io sono un seguace di Seneca che, come qualcuno ricorda, insomma, si suicidò. Faccio un ragionamento abbastanza semplice. Direi che se l'opzione del suicidio è un'opzione che ogni persona ha, perché al di là di qualsiasi legge nessuno può impedire a qualcuno di suicidarsi, mi sembra strano che questa opzione non sia più nelle mani di chi è più debole o di chi è più sfortunato. Cioè, paradossalmente, il fatto di essere, per esempio, paralizzato, no, o qualcosa del genere, mi toglie un'ulteriore libertà che invece da persona sana ho, che è quella di togliermi la vita. Per cui io personalmente penso che la volontà personale debba prevalere. Non mi sento di condannare su questioni di coscienza definite come sono state. Ma lei pensa che dovrebbe essere nel programma del Partito Democratico per le elezioni una posizione su questi elementi etici? Il punto qual è, non per buttarla in politica, che un discorso così, se fosse affrontato adesso, lo dico in modo laico, verrebbe utilizzato come mezzo per far cadere Gentiloni. Nel senso, quando il quadro politico è così frammentato e così precario, se uno tira fuori una questione del genere adesso, come si diceva prima, verrebbe strumentalizzata per altri fini. In un quadro politico del genere, lei si immagina tirare fuori una questione così sensibile, verrebbe strumentalizzata per fini che non hanno nulla a che fare con la tragedia che stiamo discutendo. Poi invece magari si troverebbe un accordo, chi lo sa. Borghi, questo punto qui c'entra la stabilità? Ha ragione Marattin a dire in un Parlamento come quello di adesso non sarebbe possibile, perché insomma è una missione di immobilismo e di impossibilità e anche però di scala delle priorità sulle cose che... Non è che mi sembra un grande argomento dire che, dato che il governo è fragile, non bisogna parlare di niente di delicato, ecco, però... Non ho detto che il governo è fragile, diciamo, Borghi. Diciamo che dal mio punto di vista la sensazione che mi sono fatta è che tante volte una legge non va per quello che io chiamo manchismo. Vale a dire che ci sono delle fazioni che dicono: ok, mi va bene il testamento biologico, così questo tipo, ma anche... E quindi nella legge ci si mettono poi dopo altre cose che sono divisive. Secondo me, se su queste cose si arrivasse a un minimo comune multiplo, alla fine si potrebbe fare un primo risultato. Poi dopo, per il ma anche, c'è tempo. Secondo lei dovrebbe essere, questi argomenti devono stare nei programmi dei partiti, anche un argomento come questo, lei lo consiglierebbe a Salvini di metterlo nel programma? Sì. Io consiglierei di metterlo nel programma, ovviamente senza nessun tipo di imposizione, ecco. L'opinione in generale del partito su alcune cose, secondo me, è utile che venga resa esplicita. Il Sole 24 Ore di oggi apre con una notizia che ovviamente non è solo sul Sole, ma il Sole 24 Ore ce l'ha come primo titolo. Dunque, una chiusura agevolata per le cause con il fisco. Sono 520.000 i processi arretrati, 50.000 in Cassazione. È un annuncio del viceministro Casero. Va applicato un modello simile alla rottamazione delle cartelle di Equitalia. Allora, Borghi, che ne pensa di questa ipotesi di Casero? Ma secondo me manca sempre un pezzo, vale a dire il condono, chiamiamolo così, perché sennò altrimenti non capisco di che si tratti, è una cosa che tutto sommato a me andrebbe benissimo nel momento stesso in cui si voltasse veramente pagina col fisco. Esempio, tutti sanno che la nostra proposta fiscale è la flat tax. La flat tax, o aliquota unica, diciamo come vogliamo, ha un effetto anche psicologico notevole per far capire un cambio di registro rispetto al passato. In quel caso, nel momento stesso in cui noi si ponesse un'aliquota unica gestibile, considerabile, equa per tutti come livello, e si sanasse il passato,
perché in questo momento ci sono in giro tante persone che sono in causa col fisco, non solo perché sono dei furbi, ma anche perché non gli è fisicamente possibile pagare. Insomma, ci sono tanti casi in cui alla fine poi dopo si va al contenzioso semplicemente per passività del contribuente, che magari non ha proprio la possibilità di versare. Ecco, nel qual caso uno dice: bene, guarda, stiamo cambiando mondo, si passa al mondo della flat tax, molto più amichevole per il cittadino, molto più facile da comprendere e così via, il passato lo rottamiamo. Invece, se noi manteniamo il sistema fiscale repressivo che c'è adesso e poi dopo andiamo a fare dei condoni, beh, a dire la verità, insomma, il messaggio che passa non è che sia entusiasmante, è come dire: guarda, resisti, non pagare subito, perché tanto, insomma, prima o poi qualcosa succederà. Quindi manca sempre un pezzo dal mio punto di vista, però noi saremmo favorevoli, ovviamente. Cioè, l'appoggereste un'iniziativa come quella che dice Casero? No, ecco, però in questi dibattiti, quando si parla di contenziosi con lo Stato, c'è una cosa che non viene mai tirata come possibilità, vale a dire il risarcimento del cittadino a cui lo Stato indebitamente domanda qualcosa. Io l'ho avuto. Vale a dire, se noi statuissimo che se lo Stato pretende qualcosa da un cittadino è a torto, e noi stabilissimo che il cittadino ha diritto, per esempio, a un risarcimento pari a due volte la somma che lo Stato gli ha indebitamente chiesto, per come compensazione del fatto di aver dovuto prendersi poi dopo fatica, disperazione, tempo e cose di questo tipo. Beh, per seguire una pretesa che poi dopo era assurda, e tante volte ce ne sono, perché tante volte si va in contenzioso con lo Stato per delle cose che non stanno in cielo né in terra, che siano, quindi ci sarebbero pazze, più ricorsi nella speranza di avere risarcimento, oltretutto, dice, eh? In questo modo c'è già, cioè, il risarcimento legali, sulle, insomma, cioè, vita vissuta di Giacalone, vita vissuta di Giacalone, fatto ricorso fiscale, ho vinto con vittoria di spese, e le spese, per carità, voglio anche vedere se non me le pagano quasi mai Borghi, però, purtroppo. Però in teoria capito, però è un errore che non ci siano. Però in teoria, dall'altra parte dovrebbe esserci una pretesa tale per cui, una pretesa non che si rivela poi dopo sbagliata. Tanto in ogni caso, se il cittadino ha torto e decide di andare per via giudiziaria, perché è sbagliato anche l'argomento dicendo allora tutti fanno ricorso. E no, perché se poi dopo tu hai torto e vai per via giudiziaria e poi risulta alla fine che hai torto, hai pagato il doppio, perché devi pagare sia la tassa sia tutte le spese che tu hai dovuto sostenere per il giudizio. Però entriamo un attimo anche nell'ottica del cittadino onesto che ha pagato tutto, è tutto a posto, e lo Stato poi gli pretende delle cose che non sono dovute. Questo non è normale, cioè, nel senso, lo Stato tanto non gli cambia niente, viceversa la vita del cittadino un po' cambia se gli viene pretesa una cifra che è totalmente campata. Bisognerebbe vedere quanti sono i casi di questo tipo e gli altri di... Come negli Stati Uniti d'America: se il cittadino ha torto ed è un grande evasore, si può prendere anche 30 anni di galera, come per una rapina a mano armata. Specialmente in abbinamento con la flat tax, vale a dire una volta che le tasse diventano assolutamente ragionevoli, che non c'è più nessuna scusa per qualcuno inasprire fortemente le pene per l'evasore. Anche per la flat tax, che ci sia nessun problema. La flat tax, e volevo chiedere a Borghi come l'ha presa con Berlusconi, che ha detto Zaia sarebbe un buon candidato premier, quindi evidentemente non Salvini. Abbiamo visto che Salvini non l'ha presa benissimo. Ma più che altro perché in realtà sono delle posizioni strumentali, insomma. Cioè, è abbastanza curioso che uno indichi come premier qualcuno di un altro partito, ecco. Vuol dire che, insomma, c'è carenza evidentemente in casa Forza Italia. Detto questo, Zaia è sicuramente un eccellente governatore. È sicuramente uno che sa governare, e lo dimostra non l'opinione di Claudio Borghi ma l'opinione dei veneti, che l'hanno rivotato con oltre il 50% delle preferenze, che è una cosa di questi tempi di contestazione di chi ha il governo molto significativa.
Però lui è stato votato per fare il governatore del Veneto, sarebbe un ottimo premier, sì, probabilmente sarebbe sicuramente un ottimo premier, ma in Lega le cose le decidiamo in un'altra maniera, insomma non deve essere certo Berlusconi o qualcun altro a dirci. Vabbè, a dirci, ma si potrebbe candidare alle primarie, Zaia, secondo lei, visto che volete le primarie, o le primarie chiama Salvini? Veramente, se si faranno le primarie, perché anche qui, non so, io per esempio le primarie sono abbastanza un fan delle primarie nel momento stesso in cui ci fosse una coalizione. Se il sistema è proporzionale, giuro, non vedo particolare necessità di fare le primarie, perché le primarie poi sono date dal voto dei cittadini, no? Quindi cosa di meglio che far votare i cittadini? Se c'è un sistema proporzionale, automaticamente si sa subito, no? Chi è che viene votato. Chiaro, questo è il tema che riguarda anche la sinistra. Qualora poi dopo ci fosse invece ci fossero delle leggi elettorali differenti dove si va in coalizione, allora nel qual caso penso che ogni partito debba portare il suo di candidato, no? È un po' difficile dire ne porto quattro del mio partito. Due nello stesso partito.